Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. La bici che vedete qui di fianco a me è la nuova WILIER CENTO10 SL, ovvero sia una versione un po' meno costosa, un po' meno raffinata della 110 Pro che abbiamo già presentato e testato lo scorso anno. Che cosa cambia in sostanza? Cambia la qualità della fibra di carbonio, che porta il peso complessivo del telaio a quota 1190, cioè circa 200 grammi in più rispetto a quello della 110 Pro. A livello di qualità delle finiture, a livello di attenzione sull'aerodinamica e sulla rigidità, i cambiamenti praticamente non ci sono. La geometria rimane la medesima, quindi con 6 taglie dalla XS fino alla XXL, e questa bicicletta qui si propone ad un pubblico che cerca un prodotto comunque raffinato in termini di finiture e di attenzione costruttiva, ma ad un prezzo un po' più abbordabile. La versione che vedete qui, allestita con lo Shimano Ultegra D2 al disco e ruote WILIER NDR 38KC con cerchio in fibra di carbonio, ha un costo di 5.600 euro e rappresenta di fatto il top di gamma della serie 110 SL. Che cosa cambia rispetto alla versione Pro? In sostanza abbiamo delle modifiche che interessano il tubo obliquo, che pur avendo ancora una sezione fondamentalmente troncoconica, non ha più la placchetta che troviamo sulla 110 Pro alla parte alta del tubo obliquo. Ci sono cambiamenti anche per quanto riguarda il manubrio, che non è più di tipo integrato, ma fa ricorso praticamente ad un attacco manubrio chiamato stemma SL, per essere compatibile con manubri da 31,6 mm di diametro, quindi con manubri classici. In questo modo cambiare manubrio oppure regolare la propria posizione in sella, quindi cambiando l'attacco, è un'operazione estremamente facile, perché i cavi sostanzialmente passano proprio sotto l'attacco manubrio, semplificando di molto le operazioni sia al meccanico oppure a chi a casa vuole aggiustare la posizione da sé. Una caratteristica da segnalare della 110 SL è che qui la vediamo con freni a disco e difatti da oggi è già disponibile nei negozi, mentre la versione rim brake, anch'essa prevista in gamma da WILIER, sarà disponibile con attacco direct mount a partire da novembre. I prezzi ovviamente oscillano, cambiano rispetto fra la versione rim brake e quella disc brake, e in particolare va segnalato che la versione più economica della 110 SL con allestimento Shimano 105 ha un prezzo di partenza di 3.050 euro, mentre la versione più economica con freni rim brake parte sempre con Shimano 105 da 2.700 euro. Quindi questa forbice di prezzi è pensata per andare incontro ad un pubblico che cerca un mezzo performante ma non vuole spendere troppo. Quanto pesa? Il telaio, abbiamo detto, pesa 1190 grammi, mentre la bicicletta in taglia L, così allestita, quindi con Shimano Ultegra D2 e ruote WILIER, gomme Vittoria corsa tubeless ready da 25 mm, ha un peso di 8,06 kg, senza pedali, senza borraccia e senza il secondo portaborraccia. Il peso chiaramente non la pone ai vertici, perché rimane comunque una bicicletta di categoria aero e quindi con quel tipo di mezzi va raffrontata. Ma la cosa interessante è vedere come questo peso, che comunque certo non è contenuto, in realtà poi nel suo campo di utilizzo, ovvero la pianura e le salite brevi ma anche ripide, questa bicicletta qui riesce a dare delle grandissime soddisfazioni. Molto vicine a quelle della sorella maggiore, la 110 Pro. Quindi se la salita è breve, anche molto ripida, come detto, la rigidità elevata della 110 SL diventa sicuramente un plus, qualcosa che chi ha grandi watt nelle gambe riesce ad apprezzare subito, non appena ci si alza sui pedali. Il discorso cambia se ovviamente ci si trova ad affrontare salite lunghe e con pendenze a doppia cifra. In quel caso lì la cosa che si apprezza è sicuramente la rigidità del telaio, ma non è proprio una bici pensata per quel tipo di impieghi. La rapportatura 50-34 davanti e 11-28 dietro
sicuramente aiutano, perché questa agilità riesce, insieme alla rigidità del telaio, a compensare un po' questo peso aumentato rispetto ad una bicicletta tipo la 0 SLR, tanto per stare in casa WILIER. Come va in discesa? La discesa, insieme alla pianura, è sicuramente il terreno in cui questa bicicletta riesce a dare il meglio di sé. Il grande rigore direzionale, soprattutto della ruota anteriore e quindi della forcella e del triangolo principale, permettono a questa bici di mantenere con facilità la traiettoria impostata. Occorre magari prenderci un po' la mano, perché è sicuramente più rigida rispetto a tante altre biciclette, ma comunque in linea con una bicicletta aero, e questo però richiede un po' di attenzione. Dopodiché, quando si capisce quali sono i limiti molto alti di questo mezzo, si riesce subito a sentire la giusta confidenza nelle curve in discesa. Serve quindi decisione, bisogna saper guidare la bici, e in quel momento lì diventa davvero esaltante. Altrettanto lo è in pianura, che sicuramente è uno dei terreni di caccia della 110 SL. Qui chi ha gambe e batte da esprimere riesce sicuramente a trarre grande vantaggio da un mezzo come questo, da una bicicletta aero. Le ruote, sebbene con un profilo di soli 38 mm, riescono comunque ad far apprezzare le qualità del telaio. Però, se si volesse spingere ancora oltre la 110 SL sulla velocità, probabilmente un paio di ruote di profilo più alto e magari con un canale più largo, qui sono da 17 mm, riuscirebbe a spingere ancora oltre le prestazioni della 110 SL. A chi la consigliamo in sostanza? È una bicicletta che si rivolge ad un pubblico che è, diciamo, simile a quello della 110 Pro, ma che però non riesce a spendere le cifre per acquistare una 110 Pro. Quindi WILIER ha cercato con la 110 SL di avvicinarsi, di fare in modo che questo pubblico qui possa approcciare ad un mezzo aereo di grandi prestazioni e comunque con un livello di finiture tipico di casa WILIER, ad un costo più basso, più contenuto. Questa bici la consigliamo a chi ha grandi doti di passo, a chi è abituato ad affrontare percorsi ondulati, anche magari qualche volta con salite lunghe, ma che preferisce puntare a velocità medie piuttosto alte, quindi a chi ha appunto grandi doti di passo. Sulle lunghe distanze certamente si sente la rigidità del telaio, questo è innegabile, ma un gioco importante lo svolgono ruote, gomme e sella. Riuscendo a indovinare la pressione, a scegliere la gomma giusta da utilizzare in base alle proprie necessità, si riesce ad avere quel feeling comunque di comfort che anche la 110 SL riesce a dare. Sia chiaro, se cercate un mezzo confortevole, il mezzo ideale è la 110 NDR, pensata proprio per le lunghe distanze. Infine, se volete conoscere tutte le colorazioni della 110 SL, che sono due, e anche gli allestimenti, che vi anticipo prevedono, oltre allo Shimano Tegra D2, anche lo SRAM Force E-Tap Access e il campagnolo Chorus Disc 12 velocità, vi invito a dare uno sguardo all'articolo che trovate linkato in alto a destra. Se non vi siete iscritti, fatelo su BiciDaStrada.it, sul nostro canale YouTube, troverete sempre informazioni aggiornate. E se avete bisogno, se pensate che magari possiamo dedicarci a qualche argomento in particolare, scrivetelo nei commenti, oppure scriveteci all'indirizzo di posta della redazione, che è redazione@bicidastrada.it. Per quanto riguarda la WILIER 110 SL è tutto, e ci vediamo alla prossima. Grazie, ciao!